Il drammatico omicidio di domenica scorsa a Sirolo ha lasciato incredula la comunità marchigiana, che continua a seguire con commozione gli sviluppi dell'imprevedibile fatto di cronaca. Episodio che ha scosso anche il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, che al nostro microfono commenta con rammarico l'ennesimo fatto di sangue che ha sconvolto le Marche, senza dimenticare il grande lavoro che compiono quotidianamente le forze dell'ordine per garantire la sicurezza dei cittadini. Qual è il suo pensiero? Guardi, devo dirle che sono rimasto veramente colpito dalla notizia nel pomeriggio di domenica. È una notizia che non avremmo mai voluto leggere e che veramente non riusciamo a trovare una giustificazione davanti a questi atti così efferati, drammatici, violenti in un territorio, quello marchigiano, che purtroppo sta iniziando a registrare troppe volte notizie di cronaca come queste, ma non ne siamo abituati perché la nostra è una popolazione assolutamente pacifica che ama lavorare e vivere in tranquillità. Purtroppo è proprio questo, no? Il fatto che la gente a volte comincia ad avere tanta paura. La paura credo che è il sentimento che accompagna davanti a questi fatti di cronaca che non toccano chiaramente solo il nostro territorio, però noi abbiamo anche, io li ringrazio, le prefetture, le forze dell'ordine che fanno un lavoro enorme. Non sempre magari riescono ad arrivare dappertutto, anche perché fatti come questo sono oggettivamente imprevedibili, ma ringraziamo gli uomini e le donne delle forze dell'ordine che costantemente, di giorno e di notte, sorvegliano e lavorano per la sicurezza della comunità marchigiana e della comunità nazionale.